nostro modo di reagire, di vivere in questo tempo così problematico, attaccarci ai libri che ci costringono a pensare e hanno anche la forza di aprire finestre per allontanarci da quella opaca quotidianità che a volte è veramente asfissiante. E quindi noi apriamo queste finestre. Certo, sono un pochettino inquietanti perché parlo di libri che sono stati proibiti. E abbiamo notato, notremo ancora anche in questo caso, che a volte i motivi per i quali questi libri sono stati proibiti rimangono attuali, problematicamente attuali. Perché chi li proibiva difendeva un modello di vita personale, comunitario e di valori, forse in un modo sbagliato li hanno difesi, ma qualcosa di giusto rimane, al di là del coinvolgimento ideologico per cui hanno condannato alcuni libri. Questo è il senso del nostro incontrarci con questi autori. Oggi ci incontriamo su uno dei calendari che stiamo seguendo e stiamo portando a compimento, anche portare a compimento un itinerario è per noi un motivo di soddisfazione, di realizzazione, e ci confrontiamo adesso con Simone de Beauvoir. L'opera che leggeremo è, daremo un'occhiata, è Il secondo sesso. Allora, benché siamo in diretta, quindi altri ci sentono e non vedo gli sguardi, questo un po' non è una cosa bella, devo dire che è stato il mio primo amore. Proprio l'ho amata in un modo sviscerato, come soltanto un chierico può fare, direi che è un po' rappelato, ma senza l'esito finale di apperato. Ero al terzo anno di biologia. E cosa allora, siamo alla fine degli anni 70, cosa allora audace, un seminario sulla morale sessuale. E il professore presentò dei libri, ognuno doveva scegliere un libro da presentare e può essere oggetto di dibattito. Chi assumeva il libro doveva difendere il libro di fronte all'attacco ovviamente dei colleghi. Tutti hanno preso i libri più piccoli. E io però ho visto Simone de Beauvoir, erano due volumi allora, quello consistente, così sono stato attratto dallo spessore cartaceo, devo dire all'inizio, e quindi ho scelto Il secondo sesso. E mi sono messo a leggere, non c'era un'immagine, c'era anche la fotografia che qui vediamo, era soltanto la copertina e il libro così. Un mattone, due mattoni, però sono rimasto affascinato da questa lettura. Per me veramente si apriva una finestra su un panorama sconosciuto da tanti punti di vista. Ero giovane e chierico, quindi con tutto il fanatismo tipico di chi intraprende, tra virgolette, per vocazione, questo cammino. Poi continuai la mia frequentazione con Simone de Beauvoir e inevitabilmente mi confrontai con il suo mondo, un mondo popolato per il frutto rosco, strabico, di Sartre. Non ho mai capito perché una donna così intelligente, affascinante, femminile, stesse con questo qui, quindi gelosia, rabbia probabilmente, l'antipatia per Sartre che è durata e si è consolidata nel tempo, però nel frattempo, leggendo altre cose di Simone de Beauvoir, e cominciai a disamorarmi. Mi ero talmente innamorato del libro, ma mi disamorai dell'autrice, perché la sua condotta di vita, di cui lei faceva poi l'apologia, era totalmente diversa dal mio modo di concepire la vita, i valori, ma anche l'identità, il ruolo, la missione della donna. E quindi ormai siamo così indifferenti, siamo separati in casa, i libri ce li ho ancora, ma non vado a toccare, se non appunto in occasione di questa rivisitazione. Mi sono un pochettino disintossicato dal fascino di questa donna, che rimane intelligentissima. Ha colpito veramente molto. Lo confesso perché bisogna anche amare gli autori con i quali uno si confronta e danno molto di più se il lettore è spinto da un coinvolgimento anche affettivo nei confronti dell'autore. Questa è la mia vicenda, il mio rapporto con Simone de Beauvoir. Lei ha scritto tanti libri, due soprattutto furono condannati, come vedremo più avanti, dal Vaticano. Questo, in secondo senso, è I mandarini. E il titolo riguarda l'intelligenza francese comunista in un periodo ben particolare, non avete a che fare con i cinesi, ma con quella casta, appunto, di mandarini. Questi due libri furono oggetto di quella repressione più o meno violenta alla quale sono assoggettati anche altri testi. Queste fotografie ormai le conosciamo, si inizia con il rogo nazista e poi gli altri piccoli o grandi roghi
perché vicini e lontani sono stati accesi per distruggere i libri, la paura del libro. E la nostra domanda, come dicevo fin dall'inizio, è questa qui. Va bene, è vero che i roghi dei libri sono stati spenti, ricordate cosa diceva Einstein, prima si bruciava il Medioevo gli autori, ora hanno per fortuna soltanto i libri, almeno un progresso della intolleranza, ma la domanda è questa, ma questi libri hanno perso la loro forza, la loro capacità di infiammare il lettore di qualunque epoca? Se io questo libro lo faccio leggere a un giovane, questo o altro di quelli che abbiamo visto e che vedremo, possibile rimane indifferente, no, se lo legge veramente si sente coinvolto nell'interno, dall'interno, è proprio questa capacità di infiammare che noi vogliamo mettere alla prova, anche perché i libri vanno in mano a giovani che li leggono secondo i loro tempi, i loro ritmi. Per questo bisogna controllare i libri, dicevano tutte le dittature di qualunque matrice, e qui ci sono delle locandine che rappresentano sempre il libro in mano però a una ideologia. E quindi il libro moschetto, fascista perfetto, falso il martello, i libri, il libretto di Mao, i libri sono pericolosi, tanto male ingabbiarli, controllarli e curarli. Ecco, oggi ci confrontiamo, dicevo, con la Simone de Beauvoir, appartiene alla alta borghesia francese, nasce nel 1908, si ricorda il terremoto, e muore nel 1986. Una donna libera, emancipata, molto raffinata, che non ha voluto mai rinnegare la sua femminilità, pur attraversando stadi della sua persona e anche scelte essenziali abbastanza impegnate. Fu la l'ideale compagna di Sartre perché lo sostenne e secondo me era veramente pensante di quel lavorio che poi Sartre sistematizzerà, come sappiamo. A 40 anni, quindi, quando una donna è già adulta, già matura, non si tratta di una femminista così diciottenne, ventenne, a 40 anni Simone de Beauvoir confessa in un'intervista del 1960 e mi è venuta tardissima l'idea di scrivere questo libro, Il secondo sesso, e prese coscienza che uomini e donne pensavano che ciascuno può cavarsela. Non mi rendevo conto che la femminilità fosse una situazione, uno stato, una condizione. Un giorno mi è venuta voglia di dare una spiegazione su me stessa, quasi di guardarmi allo specchio, sto citando, parafrasando il titolo di una sua opera. Ho cominciato a riflettere e mi sono accorta, con una specie di sorpresa, che la prima cosa che avrei dovuto dire era «sono una donna». Questa frase verrà completata leggendo il libro dall'altra, quando dice non si nasce donna, si diventa donna. Lei ha 40 anni, è donna, e quindi può guardare il percorso che l'ha portata ad essere quella che è e a capire che questo percorso è stato segnato da alcuni condizionamenti, da alcuni fattori. L'intera mia formazione affettiva, intellettuale, è stata differente da quella di un uomo. Avevo cominciato a riflettere su me stessa e mi sono accorta che esisteva una condizione femminile. Avevo voluto spiegarla, ecco tutto perché ho scritto questo libro, Il secondo sesso. Vorrei spiegare, riflettere, quindi piegarsi e poi esporre il pensiero. Il libro uscirà nel 49, quindi 4 anni dopo la fine della guerra. È chiaro che un libro non nasce in 4 anni, è un libro simile, è chiaro che si tratta di una lenta maturazione. Uscirà in Italia, il Saggiatore, che la casa editrice che per molto tempo l'ha pubblicato, credo ancora adesso, nel 61, con appunto il titolo Il secondo sesso. Non possiamo leggere questo volume così, quest'opera così voluminosa, facci vuole, però almeno vediamo la struttura. È un saggio, però è un saggio scritto, scusate il gioco di parola, da una scrittrice. Non è il saggio scritto da uno studioso, uno scienziato, no, è avvincente come un romanzo, il romanzo di una donna che parla della donna. È diviso in 2 tomi, che poi furono unificati, sono le edizioni che sono in commercio. Nel primo volume
presenta i fatti e i miti, dove sta parlando della evoluzione della donna e quindi i fatti e i miti. Il secondo volume, il secondo tomo, è l'esperienza vissuta. Se guardiamo ora il titolo delle parti, poi dentro ogni parte mette il suo capitolo, molto consistente, ripeto, come opera, e abbiamo il destino della donna, e già capiamo il senso del titolo, è già una parabola già segnata: se sai da dove parti, sai inevitabilmente dove arriverai, e quindi è un destino già marcato. La storia, come si è evoluta e come questo cammino è stato sostanziato da miti che prima ancora di essere imposti dagli uomini sono state interiorizzate le stesse donne, quindi diventano lo stesso oggetto del loro divenire, ma in senso negativo. La seconda parte invece si rivolge al divenire donna, quindi processi di formazione, dal concepimento fino all'età anziana, le diverse situazioni, poi come la donna cerca di legittimarsi nelle situazioni in cui si trova e quali vie di fuga possono essere offerte, si può la donna stessa offrire a se stessa, però a patto che riesca a giustificarsi, e quindi vedremo alcune forme di giustificazione, e poi la quarta parte verso la liberazione e poi naturalmente le conclusioni. Questa è un po' la struttura, l'architettura del libro. Qua sarebbe interessante chiedere a Ovidio, come si chiamava il padre dell'architettura latina, se le parti sono armoniche, se la struttura è simmetrica, tutti i criteri dell'architettura, che è veramente un libro valido, ripeto, è un saggio però scritto in modo narrativo, e questo è veramente un pregio, e anche lo strumento intelligente per raggiungere il lettore, anche la persona più sprovveduta, anche la persona meno capace di avere un referente critico per cultura regressa, quando legge lo studio si lascia coinvolgere, si lascia convincere dal modo espositivo, semplice, chiaro, di questa bravissima scrittrice. Quali sono le tesi principali? Le guardiamo togliendole da qualche parte della struttura generale. Naturalmente sto pensando all'architetto latino. Le tesi principali. Vitruvio. Qualche anno fa Einaudi ha pubblicato la edizione critica in due volumi della sua opera d'architettura. Vitruvio. Vabbè. Allora, nel libro primo ci fermiamo un attimo sui fatti e i miti e partiamo dalla introduzione. Dice la Simone de Beauvoir: ho esitato a lungo prima di scrivere un libro sulla donna. Perché? Perché, e lo dice la donna lei stessa, il soggetto è irritante, soprattutto per le donne, e non è nuovo. Perché è irritante soprattutto per le donne? Perché le costringe a non rassegnarsi a essere donne, secondo quei modelli convenzionali degli anni 40. Il problema del femminismo ha fatto versare abbastanza inchiostro, ora è pressoché esaurito, non parliamone più, tuttavia se ne parla ancora. Non si è risolto il problema. Ricordate cosa diceva Don Milani all'amico Pipetta, è la prima lettera in lettere del primo di Barbiana, quando Lorenzo Milani, giovane parroco, parla idealmente con un comunista che ha finito il fine della guerra, è tornata a casa sua, nome di battaglia Pipetta, e gli dice: ma secondo te abbiamo finito la guerra, abbiamo finito la rivoluzione, solo perché tu hai sfondato il cancello di una villa, solo perché tu hai preso a raffare un po' di beni, tolti a qualche borghese del luogo, qualche proprietario, ma tu pensi che questo è quello che noi volevamo fare insieme, quello che sognavamo insieme? No! Stai attento, perché quando tu sarai satorno di quello che hai raggiunto, io ti tradirò, perché io ti parlerò di quell'altro pane che tua madre prima a chiedere a me quando tu eri in montagna, l'Eucaristia, cioè un pane altro. Ora, Simone de Beauvoir dice: donne,
vi siete accontentate delle rivendicazioni che il femminismo dell'Ottocento propone. Avete raggiunto queste medie e pensate già di essere tranquille? No. Vi siete accontentate di ciò che hanno detto di voi? Io no. Io voglio andare oltre. Tuttavia se ne parla ancora. Io voglio andare oltre quelle conquiste sociali che in un modo pubblico avete già ottenuto. E quindi riflette, nella prima parte, sul destino della donna, che vuole indagare, su quale destino vuole indagare, per capire le premesse, non tanto il risultato finale, ma da dove si parte. Per scoprire la donna noi daremo lo sguardo a tutto campo, non disdegneremo, non respingeremo certi contributi della biologia, e a questo dà un intero capitolo. Guardate, è interessante questo. Non è un problema soltanto sociale di diritti legati o riconosciuti o conquistati, no, c'è qualcosa di più profondo, di più specifico della donna che affonda questo specifico già nel piano biologico. Poi i contributi della psicanalisi, strumenti nuovi allora, anche questi ci possono andare a capire la donna liberandola dagli archetti, dai modelli, dai traumi che lei stessa si è prodotta o ha subito. E quindi il punto di vista psicanalitico è interessante. E poi il punto di vista del materialismo storico, quindi la chiave di lettura del marxismo. Prima di andare avanti, è interessante come questa donna offra una massa e una messa di informazioni attinte da tutti questi tre campi, con la ricchezza e con delle forme veramente suggestive che non possono lasciare indifferenti e far vergognare i maschietti che leggono queste pagine. Fa vedere come alcuni uomini, in un modo grossolano, hanno parlato della donna, cercando a modo loro magari di difenderla, di esaltarla, ma in un modo veramente negativo e insufficiente, perché parlavano di qualcosa di cui non avevano esperienza se non in modo relazionale, ma non dall'interno. Pensiamo che la biologia, la psicanalisi, il materialismo storico ci possono offrire informazioni importanti circa il corpo della donna, che è l'unico corpo che si evolve molto di più di quanto avvenga dal punto di vista biologico nell'uomo, lo sappiamo. Poi la vita sessuale, come è vissuta dalla donna e come è vissuta dall'uomo, comprendiamo i grandi cambiamenti, la situazione è diversa, il coinvolgimento diverso. E poi anche la tecnica, quindi il mondo nel quale vivono le donne, come viene questo mondo femminile facilitato, ostacolato, impedito dalle varie tecnologie. Esistono concretamente per l'uomo solo in quanto l'uomo le intenda nella prospettiva globale della sua esistenza. Molte volte noi, cioè gli uomini, considerano le donne solo nella misura in cui incidono, condizionano, limitano o favoriscono la loro realtà. Quindi il punto di vista è soltanto quello maschile. Qual è la cosa tragica? Che ci sono delle donne che accettano questo punto di vista del maschile e lo hanno talmente interiorizzato da comportarsi di conseguenza secondo le aspettative del punto di vista maschile. Il valore della forza muscolare e di altri elementi tipici del maschile vengono percepiti come degli strumenti, degli utensili che servono per operare, per raggiungere delle mete, e non possono definirsi che in un mondo di valori. Esso è subordinato al fine principale dell'esistere, che si trascende verso l'essere. Il problema qual è? Che l'uomo si serve di ogni cosa che lo circonda, e la prima cosa che lo circonda, che gli sta accanto, è la donna. Quindi è inevitabile che fin dall'inizio fosse lo strumento, il luogo di sperimentazione, e lo strumento per autodefinirsi e autorealizzarsi. Quindi allora vedete già come la realtà, il destino della donna segnato da questi elementi biologici, psicanalitici, ma smascherata dalla psicanalisi e dai fattori economici del tipo di società, hanno condizionato un destino appunto tale da permettere la interiorizzazione della donna. E da questo processo, da questa realtà che partirà, secondo me, per liberare la donna dalla donna.
Secondo elemento, la storia. La storia che diventa appunto il modo come la donna si è percepita ed è stata aiutata o costretta a percepirsi. Questo è un mondo, dice Simone de Beauvoir, che ha sempre appartenuto al maschio, ma nessuna delle spiegazioni che ne è stata data ci è sembrata sufficiente. L'uomo ha preteso che il mondo fosse gestito dall'uomo, ma nessuna giustificazione che l'uomo ha dato all'altro di sé, che è la donna, appare sufficientemente giustificativa. Perché appartiene all'uomo e soltanto all'uomo, l'uomo inteso come il maschio? Nessuno esco. Pensate il rospo strabico che sta accanto alla donna Sibile, che cerca di balbettare e trovare qualche risposta di fronte a queste argomentazioni sempre più pressanti e sempre più documentate. Mi dispiace, non posso portare saggi di lettura, ma richiederebbe un tempo eccessivo. E ora, Simone de Beauvoir analizza la donna. Abbiamo fatto insieme le cose, abbiamo fatto insieme la resistenza, abbiamo fatto insieme le marce, abbiamo fatto insieme le esperienze di viaggi e di incontri con tante personalità del mondo. E allora, perché tu sei Sartre e io sono la moglie, la compagna di Sartre? La donna è insieme lavoratrice e donna di casa, e la famiglia è la cellula sociale elementare. Questa è la prima realtà. Non c'è un ruolo che assolva tutta la sua missione. Mentre invece l'uomo è sempre qualcosa, e quando ritorna nella sua cellula, il suo abitat, ha diritto a essere il signore, e la donna fuori, dentro, deve lavorare e affermarsi con tenacia. La morale sessuale è ora tra le più rigide, e la vittima chi è? In modo immediato la donna. Si tratta di una morale fatta da maschietti, e la prima vittima di questa morale non può che essere la donna. Qualcuno si è chiesto perché la Chiesa ortodossa fin dall'inizio si è creato uno strumento giuridico che permetta legittimo il superamento, senza rompere la comunione, di situazioni familiari che di fronte al quale è impossibile qualsiasi unione. E allora ha stabilito la possibilità delle cosiddette seconde nozze. Perché la Chiesa ortodossa è arrivata a crearsi questo strumento giuridico validissimo? Nella Chiesa cattolica questo non esiste. Se una situazione familiare è irreparabile, c'è la divisione, e uno dei due coniugi ricorre al divorzio, componente fuori dalla Chiesa cattolica, l'altra parte si trova in una situazione molto problematica, perché è costretta a vivere una vocazione che non aveva. È nata una vocazione coniugale, e ora deve vivere la condizione di nucleo o di cerchio. Ma che senso ha? Poi la traduzione ancora peggiore, cioè come fratello e sorella. Mi sembra proprio la mente malata che può elaborare una proposta simile. Il motivo è semplicissimo, non che gli ortodossi hanno più canonisti di noi, noi abbiamo un'università dove escono centinaia di canonisti. Il problema è che noi abbiamo un clero celibatario, e gli ortodossi hanno un clero sposato, oltre a quello celibatario. Quindi è naturale che la parte di clero che è sposata, che conosce la vita coniugale dall'interno, ha capito che ci vuole una grazia particolare, unica, per vivere l'esperienza coniugale. Quindi si è creata necessariamente dentro uno strumento diverso. Cosa varia? Perché la morale la definisce una struttura rigida? Perché è stata pensata da uomini ed applicata alle donne. Gli uomini se la interpretano, per le donne l'applicano, le conseguenze le comprendiamo. Infatti lei, ricordo che stiamo parlando di una donna che dopo la seconda guerra mondiale, seconda parte degli anni 40, difende sulla donna, come diceva la donna di allora. Quindi l'aborto è proibito, il divorzio è pressoché soppresso, l'adulterio è condannato dalla morale, come si chiamava allora, la terminologia, dal costume. E questa è la condizione. Quindi la donna ha queste gabbie che non riguardano l'uomo, come l'adulta del Vangelo. È stata sorpresa in adulterio, pagante adulterio. Ma lei, se la pagante adulterio, lui dov'è? E lui non c'è, non andare a chiappare, perché voleva di meno.
fra di noi ci arriviamo, sarà stata la risposta. L'avvenire non potrà che condurre a un'assimilazione sempre più profonda della donna alla società una volta maschile. Allora, qual è il destino del femminismo così come sembra? Che la donna conquisterà la sua libertà nella misura in cui rinnegherà se stessa e avrà come modello raggiungibile il maschile. Quando interiorizzerà totalmente questo modello morale, allora si illuderà di aver raggiunto la sua emancipazione. La storia delle donne è stata fatta dagli uomini. Era vera l'espressione storia per i greci, punto di vista. Qual è il punto di vista della storia delle donne? Quello maschile. E qual è la cosa peggiore? Quando questo punto di vista maschile viene interiorizzato dalle stesse donne. Non raramente le donne sono le più accanite contro il femminismo, lo erano contro il femminismo. Ancora adesso, quando si discute di sacerdozio femminile, addirittura le più accanite, basta intervistare quattro monache, basta intervistare quattro donne di sacrestia, tutte anche dicendo no, noi siamo contente così, a noi basta questo qui, noi siamo moralisti di queste cose qua, ma sono argomenti inconsistenti, ma non si sta parlando di allargamento e cemento di competenze, qua stiamo parlando di un fondamento cristico del Cristo risorto che è superiore a qualsiasi esempio della storia. È una cosa diversa, San Paolo direbbe: non c'è differenza in Cristo risorto, né uomo né donna, né romano né greco, né libero né schiavo. Per quale motivo una battezzata non può rappresentare il Cristo risorto? Non il Cristo di Nazareth, perché tutti dovrebbero la fama, i capelli lunghi, per imitare il Gesù della storia. No, è il Cristo risorto che si deve annunziare nella celebrazione. Andiamo avanti, tutto registra, vero? Allora, il dilemma è sempre questo. O la donna trova il modo di utilizzare le proprie energie, ma allora è schiava, o è libera e non sa che fare di sé. Due sono le cose. O si realizza in quel modello storico, in quel destino che il maschile, al contrario, ha proposto, soppressando il cosiddetto femminile, oppure è un'energia che non può trovare il suo campo applicativo, la sua realtà. Pensate a questa ragazza, ora donna, 40 anni, nata nell'alta borghesia, con tutte quelle strutture rigide delle leggi di quel tempo, che si ritrova invece a voler far esplodere queste strutture, a essere irriverente verso il destino che fin dalla nascita l'ha marcato. Guardate che in questo libro c'è molta più autobiografia sul registro narrativo di quanto lei lo farà poi in altri libri, in ben quattro volumi, la sua autobiografia, ma si tratta poi di un lavoro successivo. Da notare poi che la donna sposata aveva il suo posto nella società, però nessun diritto. E pensate anche l'istruzione, quant'era necessaria l'istruzione, quanto bastava per saper gestire la casa e educare i figli, era sufficiente questo. Mentre la nubile, ragazza onesta o prostituta, aveva tutte le capacità dell'uomo salvo essere esclusa dalla vita sociale. Tutte quelle donne che rifiutavano il ruolo prestabilito di sposata, e poi è interessante, la Chiesa nel suo ideale ha messo insieme le due condizioni, la sposata e la nubile. Invece c'è anche la prostituta, ma con un uso diverso. Quando parla di vergine madre, il titolo vergine madre del femminile per eccellenza della Chiesa mette insieme queste, poi sarà la Chiesa casta meretrice e ancora di più il femminile, che sono tutte queste funzioni che nella società invece non possono essere identificate in un'unica soggettualità. Le donne che hanno compiuto opere paragonabili a quelle degli uomini, pensate le donne nella lotta partigiana, ricordate che la Francia iniziò ad avere la lotta partigiana subito dopo il maggio del 40 fino al 44, liberata da Parigi, a luglio e poi fino al 45, quindi hanno compiuto opere paragonabili a quelle degli uomini. Sono donne che la forza delle istituzioni sociali
ha proiettato fuori di ogni differenziazione sessuale. Se voi vedete le fotografie degli anni 40 di donne soldato, che ci sono stati anche casi in America che hanno pilotato anche da combattimento, vedete come sono vestite, evidentemente si tratta di abbigliamento da guerra, ma il femminile scompare. È la stessa logica degli abiti femminili delle suore. Gli abiti femminili delle suore, al di là di quelle moderne adesso, che è stata una cosa che mai vedo, ma di quelle di due decenni fa almeno, erano asessuali. Bisognava eliminare dalla donna qualsiasi parvenza di femminilità. I capelli, che nell'antichità erano già il strumento di seduzione, ho detto capelli, sentimento che portava quello che erano i capelli, erano i capelli lunghi, infatti la Maddalena nei quadri era con i capelli sciolti, perché era strumento di seduzione. Le suore più nascoste, più belle. Poi, qualunque movimento orografico viene soppresso con stoloni davanti, stoloni dietro, cioè bisogna eliminare qualsiasi elemento. Vuoi la libertà? Sì, ce l'avrai, a patto però che sei al di fuori della differenziazione sessuale. E questo è il massimo che si concede alla donna se vuole avere un minimo di libertà. Vuoi essere non sposata? Nubile? Benissimo. La condizione quale sarà? Nubile vuol dire castità, vuol dire vita religiosa e forma esteriore asessuata, niente capelli e niente altro elemento di femminilità. E lei stessa, ma è bellissima questa parte, guardate, a me piace molto questo libro, per carità, non mi è piaciuta poi l'autrice, ma questa è colpa mia, sono andato oltre l'autore. Cosa diceva Pirandello? Accontenta dell'autore, lascialo stare, leggi il libro e basta, no? Ecco. Allora dà l'esempio di donne che sono state capaci, pur rimanendo femminili, di non accettare il modello di inquadramento asessuale. E fa l'esempio di Isabella la Cattolica e Elisabetta di... tutte donne bruttine veramente, di Elisabetta d'Inghilterra, di Caterina di Russia. Ma perché hanno potuto fare questo? Perché hanno potuto dominare dei regni a patto di essere regine. Il ruolo che avevano era al di sopra di qualsiasi critica e potevano da donne dominare interi regni perché erano al di sopra, al di là, senza perdere nulla del femminile, al di là dei ruoli riconosciuti alle altre donne. La religiosa opera, però in una forma compensativa, direbbe Freud, la stessa trasformazione. E quindi Caterina da Siena può parlare a tu per tu con i papi, può parlare tranquillamente con tutti, lo stesso Santa Teresa d'Avila può confrontarsi in modo virile con gli uomini, sono al di là di qualunque dato biologico, perché sono anime sante. Cioè la Chiesa, prima i modelli politici, poi i modelli geografici, riconoscono delle qualità talmente alte che le rendono capaci di stare a tu per tu senza rinnegare niente del loro essere donne. La loro vita secolare e la loro vita mistica, le azioni e gli scritti le innalzano ad altezze che pochi uomini hanno raggiunto. Quindi hanno fatto leva sulla loro forte personalità, senza rinnegare niente di ciò che poteva essere, loro essere donne. Non abbiamo tante conoscenze tali da poter, però ci rendiamo conto di certe personalità capaci di fare delle scelte e di stare alla pari con l'uomo. Se le altre donne non potevano lasciare un'impronta nel mondo, ciò dipese dall'essere confinate nel dato biologico. Li hanno messe solo a fare figli, li hanno messe solo ad accudire la casa, dentro quella cellula che di fatto è diventato il loro regno e la loro prigione. Se non hanno potuto fare... Guardate che Simone de Beauvoir né si è sposata né ha avuto figli. Per carità, i misteri della vita biologica nessuno li sa, non so se si tratta di scelta o di condizione, non lo so, poi forse guardando il suo compagno, se lasciamo stare, basta uno, non so stare a vedere la bestia, va bene così.
Quindi rimane veramente interessante. Ripeto, è bello questo libro per la ricchezza di citazioni, ma citazione non vuol dire soltanto nomi, brani interi, dove tu veramente ti chiedi, ma questa donna come leggeva tutto e come aveva tutto presente al punto da citarlo al momento giusto, veramente un'opera encomiabile. Parte terza, i miti. Alcuni capitoli li ho sintetizzati, li ho accorpati, perché si tratta di esposizioni sul registro narrativo, però poco apportavano alla esplicitazione di tesi che a noi sono invece importanti. Per esempio, il capitolo primo e secondo, quando parlo dei miti, li ho accorpati. In ogni singolo scrittore si riflettono i grandi miti collettivi, e qui naturalmente è un tributo al medico svizzero Jung, che superando Freud, quindi un altro versante personale, si parla degli archetipi, i miti dei collettivi. Quindi è interessante anche queste conoscenze, ed è interessante come questi miti collettivi siano praticati sempre, ancora adesso, nella nostra cultura. La donna ci è apparsa come carne, e quindi gli anua inferi, porta dell'inferno la donna. Perché? Perché la prima cosa che appariva era la sua carnalità, e quindi la sua capacità di seduzione. La carne dell'individuo maschile è generata invece dal ventre materno e ricreata negli appressi dell'amante. Chi ha avuto l'occasione di leggere tante cose, almeno di vedere i quadri della gentilezza, è interessante questa serie infinite di decapitazione, di Oloferne, e ci sono dei quadri che sono interessanti. C'è una scena impressionante, ripetuta poi in diversi quadri. Io per la fortuna anni fa ero con mio nipote, eravamo a Roma, al Palazzo Venezia, c'era l'esposizione della gentilezza, quadri immensi, tu li vedi sempre prodotti piccoli, ma allora vedere un quadro così enorme, grande, è veramente una gioia. Poi ho letto diversi romanzi anche su di lei. Allora, c'è Oloferne, che viene rappresentato con la testa verso lo spettatore, le braccia alzate, e il corpo di scimitarra, il sangue che schizza, e non capisci se la scena è di un parto o se è di una castrazione. E quindi i due piani si sovrappongono nell'opera di Gentileschi, e sappiamo anche la sua vicenda personale. E quindi l'uomo viene da quella stessa carne che condanna, un pochettino per tornare alla scena figlia di prima dell'adultera, magari da quegli uomini nella piazza assolata, c'erano gli stessi che avevano reso adultera quella donna lì, però nel buio fanno una cosa che condannano poi alla luce, è sempre questa logica. Nasce dal grembo materno e ritorna nel grembo materno, la bomba ritualizzata nell'amplesso, il quale i gentileschi sono indicativi, quindi l'incoerenza dell'uomo. In tal modo la donna si apparenta con la natura, la incarna, bestia. E qui sono, guardate, tutte queste frasi hanno un rimando nella letteratura di tutti i paesi, e quindi è interessante. Bestia, valle di sangue, rosa sbocciata, sirena, curva di una collina, dall'uomo l'humus, la linfa, la bellezza sensibile e l'anima del mondo. È una ricchezza di letteratura, di poesia, dove la donna viene, tra virgolette, sviscerata in tutti i suoi reconditi ambiti. Può possedere le chiavi della poesia, e noi sappiamo da Dante, la cosa da Berriglia, Fiammetta e Boccace, come la donna è stata ispiratrice, demone, angelo, quello che volete. Può essere mediatrice tra il mondo e l'aldilà. C'è qualcosa di sublime, ha la capacità di traghettare l'uomo oltre se stesso. Grazia, o pitonessa, stella o maga, apre le porte del soprannaturale, del surreale. È votata all'immanenza. Questo è il suo destino. È un cielo in terra,
è un cielo incarnato, partecipa della più alta sublime trascendenza e precipita nella più abissale immanenza. Questo è il mistero della donna. E guardate, sono dette da una donna, e con la sua passività dispensa la pace, l'armonia, e questo ovviamente è contrapposto, la sua passività, all'aggressività. Gli uomini perché sono capaci di ammazzare? Perché non sono capaci di dare la vita. La donna invece è capace di dare la vita, è più rispetto della vita di quanto gli uomini ce l'hanno. È bello questo qui. Ma se rifiuta questi compiti, allora qui il suo destino è segnato, si trasforma in orca, in amantide religiosa, perché è colei che divora ciò che chiama alla vita. Perché? Perché non è stata capace di rimanere a quel posto che noi maschietti le avevamo assegnato. Lei diventa veramente pericolosa, tremenda, lo sguardo di Medusa, secondo la lettura di Freud, che paralizza e castra. Capitolo terzo. Nell'atteggiamento degli uomini d'oggi c'è una duplicità che crea nella donna un conflitto doloroso. La maggioranza di loro accetta che la donna sia simile all'uomo, cioè che sia un uguale. E guardate, dire che è un uguale vuol dire io ti accetto la misura in cui tu mi assomigli. Tu sei uguale a me, ti accetto la misura in cui riconosci in te qualcosa di me. È un riconoscimento come estensione del mio io, non come svelamento dell'alterità che mi sta accanto, e tuttavia seguitano a confinarla nella sua inessenzialità. Tu esisti solo perché io ti sto accanto. In molte culture la moglie, la donna quando si sposa, prende il cognome del marito al genitivo perché diventa possesso di. Non sei più tu, scompaio. Se io dovessi cercare i miei compagni di scuola, in qualunque tempo telefonico, più o meno li potrei trovare. Ma se cercassi delle compagne, se non hanno sviluppato attività professionali a tutti i livelli, il loro cognome è stato totalmente assorbito dal marito e sono totalmente scomparse dalla vita sociale, perché appartengono totalmente a quel clan nel quale sono state inserite. Ma in lei questi due aspetti non possono armonizzarsi, a patto però che la donna voglia essere se stessa e non voglia rassegnarsi ai ruoli già costituiti. Esita tra l'uno e l'altro senza adattarsi veramente a nessuno dei due, e da ciò dipende il protrarsi di questo squilibrio. Una donna che non vuole perdersi, quando si tratta della dedizione operativa, no, qua vuole resistere a non perdere la propria identità, anche se ha fatto delle scelte particolari. E qua passiamo ora al secondo libro. Questo era un pochettino la storia e il destino della donna. Il secondo libro invece ha un sottotitolo interessante, l'esperienza vissuta. Se volessimo saccheggiare il linguaggio di Heidegger, diremmo che il primo volume parla dell'esistenziale la donna, mentre il secondo volume parla dell'esistentivo, questa donna, questa situazione particolare. Infatti passa a rassegna modelli concreti di esperienza vissuta, e lo fa per tappe biologiche, e lo fa per condizioni sociali, e lo fa per esiti tra virgolette mitologici. Come introduzione alla seconda parte, le donne di oggi stanno distruggendo il mito della femminilità. Se vogliono liberarsi, la prima cosa che devono fare è distruggere la falsa immagine, la struttura interpretativa che gli uomini hanno costruito e che nel passato le stesse donne avevano interiorizzato come meta ultima di realizzazione. E cominciano ad affermare concretamente l'indipendenza che spetta loro. È interessante capire anche il parallelismo tra l'indipendenza della donna con l'indipendenza dei popoli che c'è in quel periodo. Stava crollando il mito coloniale, la Francia era uscita a pezzi
dalla seconda guerra mondiale. Le colonie hanno cominciato la resistenza, pensate all'Algeria, ma c'era stata anche l'Indocina, cioè, e non soltanto la Francia, naturalmente, anche l'Inghilterra, il Portogallo, la Spagna, hanno perso le colonie, le stavano perdendo, e più ottusi erano i governi, più lentamente perdevano le colonie. L'ultimo fu il portoghese, il peggiore e più lento. Gli inglesi sono i più intelligenti, non conoscono mai nessun Vietnam gli inglesi, però la situazione strana se ne andavano e conservavano buonissimi rapporti commerciali, gli altri niente. Quindi l'indipendenza è un problema di popolo e anche dentro il popolo anche di donne che lottavano per una doppia indipendenza. Pensate, una donna algerina lottava per l'indipendenza della sua nazione e per l'indipendenza della propria condizione, ma tale volontà di vivere integralmente la condizione dell'essere umano non va disgiunta nella donna da un travaglio molto penoso, anche perché è una lotta contro l'immagine stessa interiorizzata. Molti anni fa, prima di leggere il secondo sesso, avevo letto tra il 72 e il 73, potrei essere più preciso, ma quella è un libro della Bellotta Cristiana, dalla parte delle bambine, era la Fettinella. Sì, era un libro che allora, perché è una scoperta, sembrava una cosa, ora dicendo, sembrano cose da Alice in Paese della Meraviglia, però allora per me furono delle scoperte incredibili, capire come la stessa educazione infantile già di avviare un ruolo piuttosto che un altro. Mi ricordo a mia sorella che mi regalavano delle pentole, e a noi ci regalavano di fucile, armato. Era un modello diverso, il grembiulino, sembrava una cosa, però purtroppo era questa la cultura. Quindi distruggere il mito e lottare per l'indipendenza e vivere questo travaglio come una nuova gestazione, un rinascere, la donna che rinasce dalla sua femminilità, erano processi non indifferenti che comportavano affermazioni. Ho avuto la fortuna di avere una sorella che, senza essere femminista, ha affermato sempre la sua indipendenza, ricordo da bambini, mi diceva di ordine alla strada, esce perché io? E loro no, io e mio fratello. Poi dovevo imparare a scardinare perché lei non aveva fatto niente, aveva gli altri, fare cose. Una volta l'hanno presentato, un parrocchio, era un corto gruppo, e allora l'hanno presentato, sai, si veste Giovanna, si veste la sorella di Filippo, Giovanna. E io sono Giovanna, tra l'altro sono anche la sorella di Filippo. Ma era ragazzino, un anno più grande di me, però con una chiarezza che non ha perso neanche adesso, ha adottato tutti ora, che è rimasta l'unica donna della nostra famiglia, il nostro clan, quindi ha adottato tutti, compresi i nipoti, i propri nipoti, non guardare nessuno in faccia. Esempio di indipendenza assoluta, da noi però. Occorre indagare con cura il destino tradizionale della donna, per questo ora fa questa ricognizione. Io cercherò di descrivere in che modo la donna diventa donna secondo i modelli sociali prestabiliti. Fa il noviziato della sua condizione, nell'obbedienza, come erano noi novizi, non si discuteva, c'erano degli orari, c'erano dei riti, degli stili, e la bambina viene iniziata a questo futuro ruolo di donna. Per questo la bambina le danno le pentoline e i decambi, perché questo dovrà fare da grande. Quando il Vaticano ma non un documento mai abrogato, recente, in cui proibisce alle ragazzine di sedere all'altare alla messa, alle strette ministranti, e ti spuntano qua valchirie, vulcanici di alto, completamente nomi, che sedono all'altare, eccolo il Dio, la discussione del Vaticano, perché dice che all'altare non possono stare fino a una certa età, diciamo così, c'è scritto in modo più semplice. Dopo non devono più andare, perché dice, i ministranti sono una specie di piccolo preseminario per farle diventare a poco attenzionando per i futuri preti. Alla donna che dice questa cosa, invece bene, si erano dei gruppi in parrocchia dove le bambine, dopo una certa età, si insegna a lavare i paramenti, a ricamare, a stirare, a mettere l'amido, perché questo è quello che possono fare nella chiesa. Che cosa potranno a stirare se non a fare le sacrestate, non i preti, facciamo giocare ai preti futuri, direi che la speranza che domani dal giovane passino alla realtà, il noviziato. Poi, come la sperimenta questo suo diventare donna, in quale ambito si troverà imprigionata, quali evasioni le saranno concesse,
pagando naturalmente un prezzo altissimo alla morale del tempo. La trasgressione viene tollerata, ma naturalmente entro certi ambiti. Solo così potremo capire i problemi specifici che si pongono alle donne, le quali, eredi di un doloroso passato, vogliono però forgiarsi un avvenire nuovo. Doloroso passato di umiliazione, di frustrazione. È doloroso nel senso più plastico della espressione. Qui non si tratta di enunciare verità eterne, l'esistenziale, ma l'esistentivo concreto, ma di descrivere il fondo comune da cui ha origine ogni singola esistenza femminile. Allora guardiamo le donne concrete, come nascono, come si formano, come vengono educate. E quindi la prima parte riguarda la formazione. Il primo capitolo non può che essere l'infanzia. E qui la classica definizione è stato uno slogan, ma da dentro sono pericolosi. Pericolosi non vuol dire né inutili né cattivi, no, sono fortemente suggestivi, evocativi, a patto però che vengono presi nel loro giusto valore. Affermare che donna non si nasce, lo si diventa, è bello se viene visto come progettualità, come un disegno, come un compito. Se poi viene visto invece come un destino ineludibile, è chiaro che diventa una rassegnazione fin dall'inizio. Nessun destino biologico, primo capitolo della prima parte, psichico, secondo capitolo della prima parte, economico, materialismo storico, eccetera, eccetera, definisce l'aspetto che riveste insieme alla società la femmina dell'uomo. Bruttissima definizione, però azzeccatissima. Femmina di registro biologico come dominante. E femmina vuol dire anche quella che gestisce la casa, la tana, dove ritorna il guerriero. È l'insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio, guardate che bellissimo, detto dalla donna, veramente è di una forza unica, tra il maschio e il castrato, che chiamiamo donna. La donna come non uomo, non uomo. Se l'uomo è, la donna non è. E la donna è, se in qualche modo viene rapportata all'unico che sarebbe il maschio, quindi a quel castrato che chiamiamo donna. Certo, per essere scritte queste cose, un uomo sarebbe stato pure volgare, ma detto da una donna è un'espressione che veramente ci deve colpire. Essa va incontro al futuro. Guardate, quando ho letto queste cose, ripeto, ero a persona di teologia. Per me fu un lato, una visione. Pensare la donna che passa da bambina a ragazza, come affronta il futuro. Ferita, e ci siamo capiti. Timida, come se fosse colpa sua. Inquieta, non riesce a capire che cos'è. Colpevole, perché si sente lei la responsabile di qualcosa che vive con una colpa e che vivrà nel nascondimento chissà per quanto tempo. Io sono rimasto scioccato la prima volta, ma da grande ormai, quando qualche studentessa diceva che non era venuta perché aveva avuto un problema. Lo diceva così tranquillamente e io per prima volta rimanevo scioccato, mai linguaggi simili ascoltati nelle famiglie, nella società. E ora invece sto parlando che sono 15-16 anni fa, così più o meno, almeno con me, ed ero vestito sempre così, ne parlavo come se fosse la cosa più naturale, come uno diceva un emigrante, un raffreddore, perché ormai erano talmente interiorizzato questo loro modo di essere che non vivono più come ferita, come timidezza, come inquietudine, come colpa, qualcosa invece faceva parte del loro ciclo biologico. Parte seconda, le situazioni. Naturalmente ogni affermazione aveva certe tappe della vita. Io non posso arrivare fino alla donna anziana, i cambiamenti, le crisi, la non identificazione più con il proprio corpo, tante altre cose. Le troveremo però più avanti. La parte seconda, la situazione. Tuttavia ci sono state e ci sono ancora molte donne che cercano di realizzare da sole la loro salvezza individuale, che non accettano di lasciarsi inquadrare nei modelli, nei tipi precostituiti. E naturalmente pagano. Pagano perché non viene riconosciuto questo diritto. Quest'ultimo sforzo della donna, imprigionata
per trasformare la sua prigione in un cielo di gloria, la sua schiavitù in sovrana libertà si può osservare solo in alcune eroine che pagano un prezzo altissimo, e sono le narcisiste, le innamorate, le mistiche, donne che devono superarsi e devono infrangere i modelli che la società gli impone. Però, dovendo pagare un prezzo altissimo perché sanno di infrangere dei modelli, hanno bisogno di giustificarsi, hanno bisogno in qualche modo di legittimare la loro lotta, hanno il dovere di legittimare il loro voler essere donne, e questo rivela da dove vengono. Se tu senti il bisogno di legittimarti, vuol dire che in qualche modo hai interiorizzato ciò che prima era colpa, ora per te deve essere oggetto di purificazione. E iniziamo con il primo tipo di donna, la donna narcisista. E qua c'è qualcosa sulla quale dovremmo un pochettino riflettere. Noi sappiamo il mito di Narciso, che morirà annegato in quella pozzanghera nella quale si era specchiato, ed è la conseguenza della sua incapacità di guardare oltre se stesso, e rivolge la parola alla poveretta di Eco, che moriva dalla voglia di essere chiamata. Lui non l'ha chiamata, e lei è morta, e gli dei l'hanno punito guardando se stesso e morendo nella sua immagine. Quindi il narcisismo ha questa doppia valenza. Il narcisismo è un processo di alienazione ben definito. L'io va posto come fine assoluto e il soggetto si rifugia in lui. Chi è il più bello? Questo è il dramma del narcisismo, l'autoreferenzialità. E che la donna, più che l'uomo, è portata dalle circostanze a volgersi in sé e ad amare se stessa. Io ho visto così altre volte, anche per la strada, ma delle donne che passano davanti alla vetrina e si specchiano. Cioè non riescono, passando di fronte a un luogo dove è possibile che la tua immagine venga riflessa, a non fermarsi e guardarsi, magari a sistemarsi. Perché è più forte di loro questo bisogno di conferma, uscire da se stesse, apparentemente, ritrovare se stesse e tornare a se stesse confermate dall'immagine, specchio del vibrame, che era quella del reame. Ogni amore è vero, esige una dualità, un soggetto e un oggetto. Narciso muore perché non è capace di rapportarsi alla dualità che è ego. La narcisista, ora anche purtroppo i narcisisti, muoiono perché scambiano l'amore da duale in unica realtà. La donna è condotta al narcisismo da due strade che convergono. Come soggetto è delusa, perché fin dall'infanzia si apparsa come un oggetto e viene curata, educata alla cura di sé, alla cura esteriore, all'attenzione. Se il ragazzino e quando noi sporchi le scarpe sbracciate, no, va bene, è vivace. Se la ragazzina invece è disordinata, è sporca, non è curata, è chiaro che si interviene di più. Ad onta della sua superficiale arroganza, la narcisista sa di essere minacciata. Da che cosa? Da Cronos, dal tempo che passa. È il nemico peggiore della donna, perché gli specchi non vengono, anche se sono quelli che ti portano all'arco, perché poi ti rimandano un boomerang micidiale il tempo che passa. Per questo è inquieta, è suscettibile, irritabile, continuamente in allarme. La sua vanità non è mai appagata. Quando ero un ragazzo mi piaceva disegnare, e una volta la vuole che le facessi un pubblicato, era quasi uno scherzo, una cosa così, eravamo in contesto, c'erano quei miei zii, ho preso io e ho fatto questo, e l'ho fatta come la vedevo, non come si vedeva lei. Potete immaginare lo sguardo quando lei vide se stessa, sembrava Dorian Gray quando ha visto la tela del suo, però poi è stata la signora, mi ha regalato una grande scatola di, ma
una sera come regalo, dicendo che era vero come l'avevo rappresentata io, era lei che non si accettava. Quindi il grande pericolo del tempo. Il tempo è la minaccia continua che la rende inquieta, suscettibile, irritante. Poi quando è accanto a una più giovane, che ha l'unico vantaggio di essere più giovane, ma non ha quella maturità, quella cultura che lei stessa invece ha saputo sedimentare in sé, la baratta per un fatto soltanto esteriore. Più invecchia, più cerca con ansia elogi e successo. Più teme complotti intorno a sé. La cosa peggiore è quando uno incontra la sua compagna dopo 30 anni con la rete e dice: sei rimasto uguale. Un'offesa sarebbe. Ci vuol dire che tu 30 anni non l'hai vissuto, è rimasta sospesa come l'ho lasciato io 30 anni fa, senza le rughe, senza il vissuto, senza il sole che ti ha bruciato la pelle, perché hai vissuto all'acqua, al vento, hai combattuto. Dire che sei rimasta la stessa o lo stesso, mamma mia, è un insulto per qualcuno. Sconvolta, tormentata, si immerge nel buio della malafede. Ricordate la madre degli indifferenti di Moravia? E finisce spesso per creare intorno a sé un delirio paranoico. E noi lo sappiamo. Poi viviamo in questa cultura dell'estetismo esasperato. Poi l'altra giustificazione, l'altra che vuole trovare una giustificazione per il fatto che non si rassegna ai ruoli stabiliti, è la donna innamorata. E qui si apre un mondo e la ricchezza di citazioni è veramente infinita. Ciò che guardate, tutti questi scritti, queste frasi vengono dal libro, non mi sono permesso di, ho fatto dei tagli, naturalmente c'è dei tagli, delle selezioni, ma il pensiero è questo. Ciò che la donna intende per amore è abbastanza chiaro. Non è solo la dedizione, è un dono totale del corpo e dell'anima, senza limitazioni, senza nessun riguardo per qualsiasi cosa. La donna che ama è veramente stato esodato, totale. È questa assenza di condizione che fa del suo amore una fede, la sola che abbia. Quando si abbandona totalmente a questo sentimento, che ha la forza di traiettarla totalmente oltre se stessa. Però il giorno in cui sarà possibile alla donna di amare nella sua forza, non nella sua debolezza, vedete certi modelli interiorizzati, porto per forza alla donna deve essere in un certo modo sensibile, benevole, eccetera eccetera, non per fuggire ma per trovare se stessa, non per rinunziare a se stessa, ma per affermarsi come donna che ama, quel giorno l'amore diventerà per lei, come per l'uomo, fonte di vita e non mortale pericolo. Una donna innamorata con i nostri canoni e pappa morra nelle mani dell'uomo che deve fare quello che vuole, lo sciupapelle come archetipo del nostro immaginario. Nell'attesa esso riassume nella forma più patetica la maledizione che pesa sulla donna, cioè prigioniera nell'universo femminile, la donna mutilata, incapace di bastare a se stessa, che deve essere mantenuta, protetta, custodita e poi abbandonata dall'uomo. Le innumerevoli martiri dell'amore hanno testimoniato contro l'ingiustizia di un destino che offre loro come estrema salvezza uno sterile inferno, nel quale appunto la donna verrebbe gettata nella misura in cui non è capace di gestire anche il suo essere innamorato. Poi l'ultima fuga che gli viene concessa è la donna mistica. L'amore è stato assegnato alla donna come suprema vocazione, certamente. E quando lo rivolge ad un uomo, è Dio che cerca in lui. Se le circostanze le proibiscono l'amore umano, fate conto, una donna che si scopre donna quando è dentro una struttura dove non è possibile l'altra via se non la sublimazione, se le circostanze proibiscono l'amore umano, se è delusa o ha troppe esigenze, sceglierà di adorare la divinità di Dio stesso. E allora, le Santa Teresa d'Avila, sto facendo esempi che sono nel libro,
Teresa d'Avila, sì, Teresa la Grande, cosa hanno cercato in Dio? Hanno cercato quell'uomo che non hanno trovato e lo possono amare liberamente senza quella prigione che l'uomo concreto potrebbe costituire per la donna esigente. Certamente sono stati anche uomini bruciati alla stessa fiamma che non sono rassegnati al ruolo di fare il marito, di fare l'impiegato, eccetera, ma sono rari e il loro fervore rivestiva un purissimo carattere intellettuale. Io penso sempre a Gramsci, che ha avuto più intesa sponsale dal carcere con la condannata piuttosto che con la moglie madre dei suoi figli, perché c'era un feeling, c'era un'intensità particolare, e poi l'amore che lui aveva per la cultura, che era veramente appagante, era la sublimazione di ogni sua esigenza più profonda. Il fervore mistico, come l'amore e il narcisismo stesso, possono essere integrati a vite attive e indipendenti, riescono ad appagare l'esistenza, un'esistenza che vive totalmente l'impegno intellettuale, l'impegno mistico è sufficiente ad appagare. Guardate, questo detto da una donna indifferente al proprio religioso e non come fatto culturale, è un riconoscimento di quello che la Chiesa riconosce come stato di castità, non dico di verginità, che è un fatto biologico, ma di castità, nel senso che è una totale dedizione a una missione, a un impegno, a un lavoro tale da assorbire ogni energia e da incanalarla verso un unico scopo. Ma in sé questi tentativi di salvezza individuale non possono avere come risultato che una sconfitta. O la donna si mette in rapporto con un irreale e sarà la propria immagine, pensate alla donna narcisista, o Dio, pensate alla donna mistica, o crea un rapporto irreale, che non è altro che una forma mistica, o un essere reale. In ambedue i casi essa non appresa sul mondo, non sfugge alla sua soggettività, la sua libertà rimane mistificata, ed è l'esito verso cui giunge una donna che non ammette una reale trascendenza, ma solo una pallida trascendenza. Non c'è che un modo per ottenerla autenticamente: proiettarla per mezzo di un'azione positiva nella società umana. Se vuoi che questa esigenza non sfoghi nella alienazione, ma nella realtà, devi combattere, devi aprire reali vie di liberazione, devi cambiare la società in mezzo alla quale vivi. Ed è questa la quarta parte del libro, verso la liberazione. E qui il discorso diventa veramente autobiografico, ma non perché lei lo affermi nello scrivere, lo rivela nello scrivere, alla luce della sua esistenza. La donna indipendente. Quel che è certo è che finora le capacità della donna sono state soffocate e disperse per l'umanità, che è veramente tempo, nel suo interesse e in quello di tutti, che le sia concesso finalmente di sfruttare tutte le sue possibilità. E sono parte veramente pioniere in questo vivere intensamente, non lasciando nessuna occasione la quale affermare e affermarsi in quanto intellettuale e in quanto donna. Conclusione. Ricordiamoci che la nostra mancanza di immaginazione impoverisce sempre l'avvenire. Pensare che l'avvenire non è altro che uno stanco prolungarsi del presente e rinnegare le sue potenzialità. Esso non è per noi un'astrazione. Ognuno di noi vi deplora sordamente l'assenza di ciò che fu l'avvenire, ma l'umanità di domani lo vivrà nella sua carne, nella sua libertà, sarà il suo presente e a sua volta lo preferirà. E qui la speranza: nasceranno tra i sessi nuovi rapporti sessuali e affettivi di cui non abbiamo idea. Guardate che a seconda di trovate, che è uno dei motivi per cui l'ho allontanata, e che ha messo in pratica questa libertà in diagonale tra i sessi nel modo più ampio possibile.
Già sono apparse tra uomini e donne amicizie, rivalità, complicità, dimestichezze, caste o sessuali, che i secoli passati non avrebbero potuto immaginare. Ecco, questo è il sogno della Simone de Beauvoir, un sogno che lei stessa ha anticipato, dicevo, nella sua vita. Ora vogliamo leggere questo libro alla luce, ed è abbastanza facile, perché lei stessa ci ha offerto dei casi di lettura quando parlava del piano biologico, del piano psicanalitico, del piano marxiano, alla luce della suggestione offertaci da Erickson in Infanzia e Società, quando parlava delle teorie dei tre ebrei, che già conosciamo, possiamo andare abbastanza velocemente. Che cosa Marx, Einstein, Freud direbbero del secondo sesso? Ognuno di loro lo leggerebbe nella propria prospettiva. È chiaro che Marx avrebbe una conferma del fatto che i nostri valori sono condizionati dal modo come noi ci vogliamo da vivere. Freud sarebbe contento perché il significato delle nostre azioni, delle nostre vere motivazioni, appunterebbe in qualcosa che noi non riusciamo a possedere. E poi Einstein, il fatto che il mondo visto dagli uomini e visto dalle donne è diverso, pur essendo lo stesso mondo, perché le relazioni tra gli elementi cambiano. E quindi vediamo un pochettino il discorso di Marx, e è preso sempre dal secondo sesso di Simone de Beauvoir. La verità che la donna sarebbe assai imbarazzata se dovesse decidere chi ella è, la domanda non comporta risposta, non perché la verità nascosta sia troppo fluida per lasciarsi afferrare, no, perché in questo campo non c'è verità. Per verità intendo una affermazione che sia scevra dai condizionamenti storici all'interno dei quali la questione viene posta. Un esistente è esclusivamente quello che fa. Per forma che direbbe tu sei ciò che mangi. Il possibile non va oltre il reale. L'essenza non precede l'esistenza. Nella sua pura soggettività l'essere umano non è niente, ed è invece uno dei principi della filosofia passata. Lo misuriamo dalle sue azioni. Sono le sue azioni, la prassi, che rivela l'essenza dell'uomo. Di una contadina si può dire che è una buona o una cattiva lavoratrice, perché la si misura dall'azione che fa. Di un'attrice che ha o che non ha del talento, basta vedere come recita. Ma se si considera la donna nella sua presenza immanente, la donna prima ancora di fare qualcosa, non si può assolutamente dirne niente, perché essa è al di qua di ogni qualifica, finché non si rivela, non si manifesta. Ora, nelle sue relazioni amorose o coniugali, in tutte le relazioni con cui la donna è subordinata e viene ridotta a essere l'altro, la donna è considerata la sua immanenza, non le viene riconosciuto altro se non la sfera biologica all'interno della quale si muove. Si nota che la camerata, la collega, la compagna sono senza mistero. Al contrario, perché operano e si vede cosa fanno, al contrario, se la creatura subordinata è maschile, se di fronte a un uomo o una donna più anziani o più ricchi di lui, un giovinetto per esempio, appare come l'oggetto inessenziale, si avvolge di mistero anche lui. Questo ci rivela una infrastruttura del mistero femminile che è puramente di ordine economico. E questa è la chiave marxiana della realtà femminile. Freud, non conosciamo il significato delle nostre motivazioni. Freud, questo è interessante, quell'osservazione che fa, è un filone secondo il quale Freud, allora andiamo qui indietro, Giovanni Papini aveva scritto un libro negli anni già negli anni 20 dal titolo, mi pare che fossero Lettere di Papa Celestino V, immagina un epistolario, scrivo un po' a tutti, tra i quali scrive a Freud,
perlomeno Freud scriveva lui. E Freud si confessa dicendo: ma io da ragazzo volevo fare l'artista, lo scrittore, mi piaceva scrivere, però mi hanno costretto a fare il medico. Allora mi sono vendicato. Ho fatto medicina, ma dentro la medicina ci ho messo l'arte, l'intuizione, il mito, la leggenda, tutta la letteratura classica. Quindi vedere più che uno scienziato, un poeta, un artista della psiche. Dice Simone de Beauvoir, Freud, che non era filosofo, ha rifiutato di giustificare filosoficamente il suo sistema, non è fatto una teoria. I discepoli sostengono che egli in tal modo si mette fuori portata da ogni attacco di ordine metafisico. Non era un filosofo e quindi non può essere in modo filosofico, ma si sbaglia. Tuttavia, dietro ciascuna affermazione freudiana c'è un postulato metafisico, cioè usare il suo linguaggio significa adottare una filosofia. Io non andrei mai in mano a un psicologo, a un psicologo, a un psicanalista, perché la mia cosa che chiederei è dimmi che visione hai dell'uomo, perché tu consideri l'uomo sano, malato, il rapporto al tuo concetto di uomo. Dimmi prima la tua antropologia, se la tua antropologia riconosce i valori quali tu hai, allora possiamo camminare insieme. Ma che tu mi devi proiettare la tua concezione antropologica, spacciandolo per scientifico, per dirgli che questo va bene, questo fa male, lascia stare, poi rimanga nel suo mondo. Punto. E ho amici per creare questi volci bravi. Tuttavia, stavo dicendo filosofia, queste confusioni rendono la critica difficile ma necessaria. Freud non si è molto preoccupato del destino della donna. È chiaro che ne ha ricalcato la descrizione su quella del destino maschile, limitandosi a modificarne alcuni tratti. Freud ritiene che la sessualità, molto importante nel suo sistema, sia sviluppata nella donna quanto nell'uomo, ma non ne fa speciale oggetto di esame. Scrive Freud, la libido ha in modo costante e regolare un'essenza maschile. Ricordate che Freud diceva che l'isteria è solo femminile, sono questi tipi di assolutizzazione. Sia che appaia nell'uomo o nella donna, rifiuta di considerare la libido femminile nella sua originalità. Essa gli appare perciò come una complessa deviazione della libido umana in generale. Questa si sviluppa da principio, secondo lui, in maniera identica per l'uomo e per la donna. Quindi vede qualcosa che prescinde dalla sessualità, ma non riconosce alla femminilità un'autonomia rispetto a quella maschile. Einstein, chiusa nella sfera del relativo, destinata, relativo vuol dire relazione A, destinata al maschio fin dall'infanzia, abituata a vedere in lui un sovrano con cui non le è permesso di mettersi a pari, la donna che non ha rinunziato alla propria rivendicazione di essere umano, sognerà di superare il proprio essere verso uno di quegli esseri superiori, di unirsi, confondersi col soggetto sovrano. Non c'è altra via d'uscita per lei che perdersi corpo e anima in colui che lei ha additato come l'assoluto, l'essenziale. Poiché è in ogni modo condannata alla dipendenza, sei donna, non è indipendenza economica, non è indipendenza psicologica, piuttosto che obbedire a dei tiranni, i genitori, il marito, il protettore, preferisce servire un Dio. E qui la donna mistica. Vuole così ardentemente la propria schiavitù che questa le appare come l'espressione della sua libertà. Se devo essere schiava almeno di un Dio e non di un uomo. Si sforza di superare la sua situazione di oggetto inessenziale accettandola radicalmente. Sono oggetto, sono verde, sono nulla, ma almeno di Dio. Lui può tutto, io sono nulla, certe mistiche ce lo dicono. Attraverso la sua carne, i suoi sentimenti, la sua condotta, esalta esternamente l'amato, lo pone come il valore della realtà suprema, si annienta davanti a lui. L'essere di Santa Teresa, commentata in un modo molto forte da Simone de Beauvoir. L'amore diventa per lei una religione.
questo libro è stato condannato al rogo. Però è stato condannato al rogo non solo dal Vaticano, ma anche dal movimento femminista, da una corrente movimento femminista. Prima vediamo il Vaticano. Il decreto è lo stesso, viene tutta condannata l'opera di cui si chiama, secondo Eduardo, in modo particolare il secondo sesso e di Mandarini. Ah, non ci interessa il testo, ormai la formula la conosciamo, è uguale per tutti i testi, ma l'indomani che esce il decreto di condanna, l'Osservatore Romano, e guardate, Osservatore Romano vuol dire civiltà cattolica vuol dire gesuiti, vuol dire santa sede, in un modo più libero, l'Osservatore Romano del 13 luglio del 54, io non avevo manco un anno, fa un articolo dal quale traggo alcune affermazioni interessanti. Purtroppo se la domanda non ce l'abbiamo, devo trovare un'altra parte. Però tutto provo, quello che cerco lo provo sempre. Poi ritardo a volte. Le opere, queste sono parole del 54, le opere di Simone de Beauvoir messe oggi all'indice fanno respirare l'atmosfera deleteria di una certa filosofia esistenzialista. Contro tali letture, si tratti di romanzi o di saggi filosofici, e il secondo sesso rientra tra saggio filosofico mischiato nella forma letteraria, è necessario mettere in guardia non soltanto la gioventù, che è più facile a subirne le influenze, ma anche le stesse persone mature a causa del sottile veleno che esse nascondono. Nella misura in cui una società si nutre di una letteratura del genere, essa si dimostra veramente corrotta e soggetta a tutti i decadimenti come a tutte le schiavitù. Il pansessualismo sfrenato, direbbe lo scrittore romano. Non ci fermeremo a rilevare nei particolari gli errori di filosofia generale di morale, però noi lo faremo tra poco, contenuti nei due volumi, né a sottolineare le oscenità di moltissime descrizioni. Non ne varrebbe la pena. Basta qualche accenno. L'autrice considera l'istituto del matrimonio una mistificazione e si fa sostenitrice del libero amore. D'altronde, Sant'Agostino, quando era andato il fine del matrimonio, qual è il fine del matrimonio? Il primo era la prova, fare figli. Il secondo era il rimedio concupiscenza, era la forma di prostituzione legalizzata. E terzo era il mutuo sostegno. Oggi le cose sono molto cambiate, ma i fini avevano questa gerarchia. La De Beauvoir, poi il libro amore, tutti i metodi sono buoni e s'afferma quando permettono alla donna di sottrarsi alla servitù della maternità. E qua Pio XII aveva scritto un documento prima, quando aveva condannato anche la procreazione in vitro, perché diceva con questo mezzo si separa l'atto unitivo con l'atto procreativo, e quindi era inaccettabile. Dove arrivava a certa logica? Simone de Beauvoir difende l'emancipazione della donna da tutto, specialmente le leggi morali, ed accusa la Chiesa di essere contraria a questa emancipazione. Bello termine, ex mano, pigliarti con le tue stesse mani e tirarti fuori da te stessa, la donna che nasce dalla, tra virgolette, dalla femmina. E la Chiesa, dice il Santo Romano, deve denunziare con energia queste dottrine immorali, sovvertitrici del bene comune e della santità della famiglia. Veramente anche gli altri libri di questa scrittrice cadono sotto la sanzione del canone 1299 del vecchio codice di diritto canonico. Perciò il decreto di Sant'Uffizio intende essere un esempio e un monito. Qualche anno dopo il cardinale Siri, che si affaccia della sua diocesi che è la Liguria, Genova, che si affaccia magari d'estate, vede le turiste che arrivano, che passeggiano, eccetera, eccetera. Oh, mamma mia, orrore, con i pantaloni. E scrive una lettera pastorale
a proposito del costume maschile della donna. Siamo nel 12 luglio del 60 e vede queste donne che hanno i pantaloni. E lui continua. Allora, e tra le affermazioni sono queste. C'è nell'uso dei calzoni maschili da parte delle donne un aspetto che a noi appare il più grave. Lui camminava con le sottane, meglio le donne con i pantaloni, che cosa non funziona. Non è come lui prevedeva che camminava lui con la sottana, le donne camminavano. L'abito maschile usato dalla donna altera la psicologia propria della donna. Tende a viziare i rapporti tra la donna e l'altro sesso. Tecnicamente la cosa è più complicata, comunque diciamo, è facilmente lesivo della dignità materna davanti ai figli. Il povero bambino si può attaccare alla gola della mamma. Ai pantaloni. E non sta parlando di short, sta parlando dei pantaloni. Ora, il problema serio è questo però. Ma perché errori di filosofia generale di morale, era l'accusa che era contenuta nel decreto e ripresa dal Stato romano. Quali sono questi errori di morale? Allora, la questione, scusate se faccio l'insegnante, la questione è il bene e il male. Che cos'è bene e cos'è male? A capire cos'è bene e cos'è male, una via privilegiata è senza dubbio la ragione. La ragione è uno strumento adeguato per capire cosa è bene e cosa è male. Quando la ragione si interroga su cosa è bene e cosa è male, produce una dottrina, un sistema che si chiama etica. L'etica è la teoria di ciò che è bene e ciò che è male alla luce della sola ragione. Quando invece, che cos'è il bene e cos'è il male, viene posto a essere oggetto non solo della ragione, ma della ragione insieme a una fonte indisponibile alla ragione umana, alla sola ragione umana, che è la Bibbia per i cristiani, il Corano per i musulmani, il Bhagavad Gita, l'Upanishad, eccetera, secondo le varie religioni, il Talmud, quello che volete, allora la dottrina, il sistema che scaturisce da dall'apporto di queste due fonti, la ragione e una fonte indisponibile, si chiama morale. Allora, che cos'è la morale e l'etica? Entrambi cercano di capire cos'è bene e cos'è male, ma le vie sono diverse, gli strumenti sono diversi. Questo è importante, anche se oggi viviamo un tempo in cui i due termini sembrano scambiabili, intercambiabili. Secondo l'etica, quindi dal punto di vista laico, che cos'è la morale? Secondo l'etica, quindi andando prima dalla morale, l'etica è all'interno della morale. Allora, per San Tommaso, per la Chiesa Cattolica, per la morale cattolica, prima del bene e del male c'è l'essere, di cui il bene è uno dei trascendentali. E quindi sopra della morale c'è Dio, la sua legge. Ed è questo il motivo per cui per la Chiesa l'etica o è una parte all'interno della morale o è una cosa inaccettabile. Dove si pone Simone de Beauvoir? Si pone a livello di etica al di fuori della morale. Per questo si parla di gravi errori nella morale. E che cos'è invece la morale secondo l'etica, quindi l'altro versante? Se noi vogliamo chiederci cosa è bene e cosa è male, non possiamo considerare il bene come un trascendentale e quindi appoggiarci all'essere. Per Simone de Beauvoir e tutta una schiera prima e dopo di lei, che non accetta la morale ma che cerca l'etica, prima del bene e del male c'è la biologia, c'è la psicanalisi, c'è l'economia, cioè ci sono altre realtà che costituiscono i condizionamenti sociali, culturali, puntuali, visi, che fanno sì che il bene e il male giunga a noi come prodotto di queste forze. E di conseguenza è la morale all'interno dell'etica. Per questo la Simone de Beauvoir può parlare della donna mistica come una forma di sublimazione di un mancato rapporto con l'economia, con la psicanalisi, con la biologia. E questo per quanto riguarda il perché la Chiesa si è opposta
perché non accetta che possa esistere un'etica sganciata dalla morale, un'etica totalmente autonoma. Oggi stanno uscendo dei libri dove si parla dell'etica teologica, della teologia etica. Sono assurdi, concetti assurdi, quel tentativo di convertire ciò che è inconvertibile. Non è convertibile, appunto perché fa riferimento alla sola ragione, ma sono tentativi che alle paure andate, ieri sono andato e vedete questi libri con questi titoli assurdi. Ma vediamo ora sul fronte del femminismo. Ho avuto la fortuna di trovare un testo che obbligherei tutti a leggere, iniziando dai Pseudo Maschietti per finire alle donne. È un libro che io non conoscevo completamente. Allora, dal punto di vista critico dell'italiana, c'è pochissimo di critica alla Simone de Beauvoir, di femminismo, cose di riporto, niente di originale, ma io non ho trovato niente, ho cercato, per carità. Mentre invece ho trovato questa scrittrice che ha scritto Spectrum, è un libro interessantissimo. Capite cos'è il titolo? Irene lo potrebbe capire, che cos'è, ma non glielo chiediamo. Io l'ho, l'hai letto il libro? No, è lo strumento, infatti, e non ti chiedo di esplicitarla, in segreto magari. Ogni teoria del soggetto, e qua stiamo parlando di maschio e di femmina, del soggetto si trova sempre ad essere appropriata al maschile. Assoggettandovisi, la donna rinunzia a sua insaputa alla specificità del proprio rapporto con l'immaginario. Guardate, è un libro intessuto da un serratissimo dialogo, non con Platone, ma con tutta l'opera di Platone. Lettere, dialoghi, un macello, è veramente una ricchezza enorme. Si rimette, cioè, nella situazione d'essere oggettivata in quanto femminile ad opera del discorso. Lei stessa poi si rioggettiva quando pretende identificarsi come un oggetto maschile. È il superamento totale del femminismo, così come la Simone de Beauvoir aveva capito, ma che è arrivato fino a una soglia, dentro l'alveo dell'immanenza, mentre invece questa donna va oltre all'essere uomo, all'essere donna, prima ancora di essere esistente. Ma è un libro particolarissimo e vi auguro di poterlo leggere. Il prossimo incontro sarà dedicato a Solgenizzi e di lui leggeremo Divisione Cantro, è il titolo col quale viene tradotto quest'opera in originale. Ora si parla di reparto C, Divisione C, altri titoli, ma diciamo il titolo classico iniziale fu questo qui. Guardate che in italiano una delle primissime traduzioni, prima ancora che venisse pubblicato in russo in modo integrale, in russo cominciano a circolare dei capitoli, ma non l'opera in originale. E con questo abbiamo concluso l'incontro di oggi.